L'Arezzo è in Serie C. Gli Amaranto hanno vinto in rimonta contro la Pianese, sconfitta 3-1, e l'hanno così mandata a meno 10 in classifica, conquistando la promozione con 3 turni di anticipo. Una partita al comunale piena di colpi di scena, giocata davanti ad oltre 6.000 spettatori. L'Arezzo ha così vinto il campionato di Serie D ed è tornata finalmente nel calcio professionistico dopo 2 anni. Uno scenario così non l'avevo mai vinto. Una massa dalla C2 alla C1, c'era tante persone, però è così. Bello così, no? Oggi credo sia veramente, si è completato, ecco, giustamente con questo scenario. Cioè, me lo immaginavo bella, ecco, è venuta più bella che mai. Chiuderla così oggi, ripeto, è uno scenario da piangere, veramente. Giorno perfetto lo possiamo definire. Giorno perfetto e anche oggi per l'ennesima volta per la bravura dell'avversario, perché non dimentiamoci che loro hanno fatto un campionato straordinario come noi. Stare a lottarlo fino a 4 giornate alla fine significa hanno fatto una roba straordinaria, anche oggi l'hanno dimostrato. Abbiamo iniziato la partita anche oggi 0-1 e credo per l'ennesima volta i ragazzi hanno fatto vedere la bravura, la forza anche caratteriale che hanno, perché non era per niente facile iniziare la partita come se si iniziasse dallo 0-1, avere la forza di rimediarla, poi ribaltarla, e alla fine credo tutto sommato anche vincerla meritatamente è stata l'ennesima dimostrazione. I campionati si vincono sempre a marzo. Noi a marzo abbiamo messo una striscia di conquista, mi sembra sono 10 partite, 9 vittorie e un pari. I campionati si vincono a marzo, loro hanno continuato a fare uno straordinario campionato, però se metti una striscia di 9 vittorie e un pari da marzo in avanti e vinci, e allora si vince, capito? Non a dicembre, gennaio, quando ma che succede? Quando è possibile un campionato, anche se sei un organico bello, un organico forte, una società forte, che non ci siano difficoltà? È praticamente impossibile, no? Ci sono per forza. E lì, in quei momenti lì, che devi tenere la barra ferma, la barra dritta. Si faceva una riflessione stamani, in C fanno playoff con 13 sconfitte, roba del genere. Visto una squadra fa playoff praticamente avendo più sconfitte che vittorie, per dire, no, in C. Questo è un campionato che vince la prima e basta. La Serie D è il più difficile campionato che ci sia, perché ne vince una sola, capito? Poi i playoff sono tanto che fa. Invece in quegli altri posti, cioè ad esempio arrivando quinti in campionato sono andati in Serie B, con playoff, per dire, no, è molto molto molto, credo, molto più facile la cosa. Io credo sia molto molto più difficile vincere un campionato di B che entrare nei primi 10 in C. Io ricordo sempre a tutti che nella felicità di oggi dobbiamo pensare ai conti. Pensiamo ai conti e noi avremo un Arezzo sempre più forte in assoluto, perché la palla gira, avete visto? Oggi dopo un minuto stavamo sotto, però non si è mai persa la speranza. Quindi noi terremo sempre i conti a posto e questo è fuori discussione. Faremo del tutto per far sì che questa squadra salga più possibile, ma senza mai metterla in pericolo come è successo nelle 3 volte che è fallita. Questo non succederà mai con noi al comando. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, come ho detto nel passato, sono stati anche tanti, li abbiamo pagati cari, su questo non c'è dubbio. Oggi mi godo la soddisfazione di aver azzeccato tutto in un anno, aver azzeccato dal primo all'ultimo, dal direttore, che ringrazierò sempre perché mi sta insegnando a far presidente, e questo l'avete capito tutti, all'ultimo dei magazzinieri, che senza di loro noi non potremmo scendere in campo, su questo non c'è dubbio. Quindi un ringraziamento a tutti e poi lasciatemelo dire. Oggi c'erano 6.500 persone allo stadio, neanche in Serie B tante volte si vedono. Mai vista. Neanche in Serie B si vedono cose del suo genere, quindi è uno stimolo per noi cercare di far sempre meglio, nel miglior modo possibile, ok? Sempre con i piedi per terra, e quello è fondamentale, e ci divertiremo parecchio. Quando Giovannini ha scelto Paolo Indiani, è venuto da me e mi ha detto: lui è il nostro allenatore. Io ho detto: ok, se Giovannini verrà da me e mi dirà qual è il prossimo allenatore, io verrò da voi e dirò: è lui, perché non lo so. Giustamente lascio a chi fa questo mestiere, non mi metterò mai in mezzo su queste cose, come mi sono mai messo in mezzo quando nel passato abbiamo fatto delle scelte scellerate cambiando allenatore e direttori. Purtroppo si fanno certe cavolate. Adesso c'è uno che lo sa fare, lo fa bene, lo fa da una vita. È un piccolo inciso: il contratto di Giovannini è già rinnovato da mesi, cioè le voci che girano, Giovannini è già sotto contratto con noi da mesi, gli altri se ne facessero una ragione.